Amici di Sicurauto, il nostro Sicuredo continua. Oggi torniamo a parlare di impianti frenanti. Lo facciamo insieme a Costantin di TRW. Ciao Costantin. Ciao. Allora, vedo davanti a noi due tipologie di impianti. Mi spieghi un po' le differenze, i loro nomi e come diciamo c'è stata un'evoluzione, immagino, nel tempo. Quindi qui vedete un freno a tamburo con due ganasce e con il piatto dove sono montati. Alternativa è il disco freno a disco con la sua pinza e con due pastiglie. Questi sono due impianti che oggi potete trovare sulle vetture. Disco a tamburo è più antico, più storicamente utilizzato nelle vetture. Con l'evoluzione delle macchine, più diffusi sono stati freni a disco. E quali sono le differenze? Perché si è passato da un sistema del genere a quest'altro? Le macchine hanno un'evoluzione sempre di avere più prestazione, velocità, e quindi i freni a tamburo, arrivati al punto che non avevano una capacità di dissipare l'energia di frenata sufficiente per garantire la frenata più corta possibile. In questo caso i dischi sono sicuramente superiori ai freni a tamburo perché hanno la capacità di assorbire l'energia molto maggiore del tamburo. Il freno a tamburo ancora esiste nelle macchine di una fascia bassa dove principalmente il suo utilizzo è giustificato per il costo. Però diciamo che anche nelle vetture cittadine il freno a disco comunque all'anteriore viene sempre montato. Questo perché l'anteriore, diciamo, è il freno che lavora di più, è quello più sotto sforzo, giusto? Chiaramente le vetture hanno avuto un'evoluzione. Se tu guardi la storia delle vetture, oggi anche una vettura piccola può avere un motore potente, andare alla velocità molto più elevata, quindi nel momento di panico, nel momento di situazione che tu devi frenare la vettura più rapidamente possibile, sei obbligato di utilizzare il disco davanti. Perché? Perché il disco davanti ti garantizza la miglior spazio di frenata in situazione critica. Certo, è dietro i due sistemi che abbiamo visto, ovviamente c'è qualcosa che funziona quando noi azioniamo il pedale del freno. Ecco, come avviene questo? Certo, tra il pedale che sta nell'abitacolo c'è tutto un sistema idraulico che trasmette la forza che tu applichi al pedale, ai freni, ai quattro freni della vettura. In mezzo c'è un amplificatore che funziona con il vuoto del motore a scoppio e la forza si trasmette a due davanti e due dietro. Quindi nel momento che tu applichi la forza sul pedale del freno, il sistema idraulico che esiste nella vettura trasmette questa forza attraverso vari meccanismi direttamente sulla pinza o sul tamburo, che si fa avvicinare due pastigli al disco e alla fine il disco o il tamburo viene frenato. Ok, mi pare di capire quindi che un sistema continua a essere idraulico ancora oggi, è un sistema, diciamo, da sempre idraulico. Perché non si è passati a sistemi totalmente elettrici, quindi con gli attuatori elettrici direttamente nelle pinze o nei tamburi, visto e considerato che un sistema idraulico storicamente può creare delle criticità alla pompa, problemi di umidità nel liquido frenante? Basicamente sistemi elettrici esistono già nei aeroplani. Sistemi di freno elettrico esistono in aeroplani. Si sa già che con un sistema elettrico delle vetture normali potrebbero risparmiare del peso nei sistemi, nei meccanismi che oggi esistono nel circuito idraulico. Ci sono dei problemi tecnici, per esempio come garantire energia sufficiente per frenare la macchina nel momento che la batteria è a zero. Quindi, caso di avarie magari. Questi sono i problemi che hanno soluzioni tecnici, però ancora credo che è più un problema psicologico per fare questo tipo di sistemi elettrici, di freni elettrici diffusi in larga scala.